Caro Dio, scrivo un figlio che frequenta la millesima classe delle elementari. È venuto un certo signor Omais a trovarci, dicendo di essere te. Gli abbiamo creduto, ma tra noi c'è uno scemo che non faceva altro che masturbarsi notte e giorno, anche esibendosi davanti a fanti e infanti. Ebbene, il signor Omais, caro Dio, ti riproduceva punto per punto. Aveva un bel vestito di lana scura, col panciotto, una camicia di seta, una cravatta blu. Veniva da Lione o da Colonia, non ricordo bene. E ci parlava sempre del domani. Ma tra noi c'era quello scemo che diceva che invece tu avevi nome Axel. Tutto questo al tempo dei tempi, caro Dio. Liberaci dal pensiero del domani. E è del domani che tu ci hai parlato attraverso Mister Omais. Ma noi ora vogliamo vivere come lo scemo degenerato che seguiva il suo Axel, che era anche il diavolo, era troppo bello per essere solo te. Viveva di rendita, ma non era previdente. Era povero, ma non era risparmiatore. Era puro come un angelo, ma non era per bene. Era infelice e sfruttato, ma non aveva speranza. L'idea del potere non ci sarebbe se non ci fosse l'idea del domani. Non solo, ma senza il domani la coscienza non avrebbe giustificazioni. Caro Dio, facci vivere come gli uccelli dei campi e gigli del cielo.